Partiamo con il pranzo, che è più consistente rispetto al resto, direi. Mentre lui svapa, io lo apro. Ok, forchetta e coltellino. A sto giro biscotto cracker di Laurieri, speriamo che sia davvero così. Enervit, forse sono della seconda guerra mondiale, quindi in realtà è coca per caricare i soldati, speriamo di no. Le Stukenpilen. Anfetamine e un cocaina. Calcio, fosfato, trifosfato. Vabbè, sempre un energetico Enervit. Ah, beh, è questo il nostro problema. No, ma io non avevo la Macedonia. Vabbè, Macedonia di frutta allo sciroppo, quella che vi davano al campeggio. Biscotto cracker, due ne abbiamo addirittura. Eccolo qua. Minestrone di verdure, 43 kilocalorie e acqua questa roba. Zucchero che mi serve per... Ma perché? Perché è una pillola amara da mandare giù. E tonno e piselli della Asdomar, però, cioè, se ci trattiamo bene. Se non è fallita come marca. Questo è il mio pranzo. Passiamo a il buon work, che sono sicuro va qualcosa di più gustoso. No, ma... biscotto cracker. Posate di nuovo. Dai, ma te anche i colori sono più belli. Beh, oddio. Tortellini al ragù. Tortellini al ragù. Proprio Italfrutta ci offre la Macedonia di frutta allo sciroppo. E come secondo abbiamo... No, raga, c'è... Cioè, che cosa vuol dire? Scusi. Cosa sta a significare? Enervit solito. Questo è quello... Ah, multivitaminico. Qua abbiamo le pastiglie di crusca. E ma perché caffè. Io non ho il caffè? No, sì, ce l'ho anch'io. E altro biscotto cracker. Bene, io parto col minestrone. Si parte col primo. Allora, secondo me vanno scola. Tra il colore dei cadaveri. Vai con i tortellini a ragù. No, non vanno scolati, credo. No, non vanno scolati. No, zio. Secondo di pomodoro. Che schifo. Non dico niente. Non voglio dare spoiler. Posso bere un goccio d'acqua? No, niente. Dai. Altro. No, devi conservare il sapore. Allora, prima facciamo questo test. Che erano da... cioè non sono secchi, sono stati cotti solo 3 anni fa. Cioè. Guarda, vedi che c'è il brodino, tu lo volevi buttare via. No, non possono essere buoni, possono essere commestibili al massimo. Sì. Allora, la salsina ha un sapore che è fortissimo. Questi cosi qua ricordano lontanamente il tortello, ma... Se il latte era promossissimo questo... Mica tanto. Bene, e direi che io voglio sentire prima uno di quelli. Allora, io lo vado a pescare di qua. Non hanno una consistenza. Ma non sono male però. Cioè, è tutto unto. È quello. La carne sparisce totalmente. Non viene via l'unto dal cucchiaio. Io ho fatto una genialata e adesso sentiamo il minestrone. Adesso mi sporco ovunque. Perché ha lo stesso colore dei tortelli? Ah, proprio la stessa salsina, secondo me. Bene, io direi che possiamo andare sul Scusa, fondo. Mi fai vedere che cosa c'è dentro. Oh Gesù. Ma che cos'è? Quei quadrati lì cosa sono? Vabbè, buon appetito. No, non è male. Si mangia? Sì, perché sono tagliate a pezzettini con il fagiolo e quella roba lì. Non disgusta. No, è buono. Se non fosse per l'unto disgustoso. È unto da... tutti smembrati. Ah, però ci sono i pezzettini di ragù attorno. Ci hanno aggiunto qualcosa per ingolosirtela, insomma. Questo si mangia. Cioè, la cosa è, se lo riesci a mangiare freddo e non scaldato, vuol dire che è accettabile. Sì, devi anche contestualizzarlo. Come quando andavi con gli scout a fare le camminate in montagna di 3 giorni, esatto. E mangiavi simmental e carote, cioè non ti lamentavi. No, io comunque lo sto mangiando, devo dire che è buono. Quale delizioso e prelibato pasto. Penso che la mia voglia di gustarmelo sia terminata. Anche la mia. Penso che basti. Guarda qua che bellezza, guarda. Tu vuoi assaggiarne uno? Mentre loro si scambiano favori sessuali e sporcano ovunque, io vi faccio vedere i crackers. Schifo. Cioè, perché adesso faccio una porcata? No. No, zio, che schifo. Ma c'è la data di scadenza qua sotto. 17.01.2020. Ora sentiamo i cracker, che sono identici a quelli al biscottone dolce. No, non sono uguali. Queste basta. Sono proprio schiacciatine queste. Manca sempre il sale. Manca sempre il sale, sono sempre schiacciatine insipide. Gnam gnam.
se li combini con la zuppina sa di qualcosa. Ora c'è il secondo. Si vede la schiumetta. I bambini quando iniziano a sbrodolare. Tu scolali tutti intanto. Voi pensate al würstel, ok? Il würstel sarà fatto in una determinata in un modo, no? Raga, ma è... No. Che sapore ha questa qua? No, dai, che schifo. Allora, se stessi morendo disidratato la berrei, con gusto anche. Se stessi... Avete presente quando in Ultimate Survivor c'è Bear Grylls che è su una zattera e non ha più acqua? C'è Bear Grylls su una zattera e non potendo bere si fa un clistere con guano di gabbiano ma e sangue di tartaruga. Ma devo mangiare! Ecco, il sapore di quell'acqua è identica. Ergo, immagino che i bei biustaloni che andrà a gustare siano così. Torniamo pure su di lui perché questo non ve lo volete perdere. Ma non è che sono testicoli, tipo? Sai che l'odore è lo stesso. Vai, taste test. Palla, rega. No, fra, ti prego, assaggiane uno. Devi assaggiarlo. Fra, non so com'è, non è descrivibile. No, beh, fa schifissimo. Cioè io non so cosa sia, non credo sia più sta roba. Ma da che schifo il retrogusto! Cioè, sono le salsicce tedesche con le spezie, sì, no? Ma si spiaccicano, cioè non hanno la consistenza... Non capisci, hanno un sapore che non ci trova con l'odore. Un attimo che il cameraman sta per vomitare. Il cameraman Mutex ha smesso di funzionare. Che oh, è... la mia... Oh! Mano. Passiamo. Ho trovato il sapore. Lo stomaco sa proprio di questa roba. Sicuro che non c'è il fegato. Bene, passando a quello che devo mangiare io, che sarà tonno e piselli, scopriamo intanto se... Non c'è scritto. Devo fargli il cambio della macchina. Io sento questo e poi vado in bagno a vomitare. L'olio non si mescola con l'olio del minestrone, com'è possibile? Vediamo se... Pancia mia, fatti capanna. Allora, il tonno non è male. No, vecchio. Tu lo mangerai, ok? E okay. Dici, ok, un sapore che la mia bocca riconosce. Ok. Poi ti arriva il retrogusto. Che, aspetta, anche lì c'è un retrogusto interessante. Sì, ma questo retrogusto qui, okay. Tu sei lì che dici che cosa hai appena mangiato. No, fra l'odore. No, vecchio. E quello è l'odore di pesce morto. No, non lo devo annusare, se annuso sono morto. Mandalo giù adesso. Lo senti che ti arriva, che ti sale da qua dietro? Ti sale da qua dietro, lo senti qua dietro, vecchio. Bene. Pisello crudo. E questo è il sapore del pisello crudo. No. Fava. Torni lì. Vabbè, se la colazione era promossa, il pranzo... Nel caso non abbiate una capra a cui dare tutta questa roba, che sono note per smaltire le scorie tossiche, potete darle al vostro cameraman. Le cose nere mi spaventano. Vabbè, ma c'è lo stomaco che digerisce i sassi. Cosa ci manca da provare? La frutta. Allora, se hanno scazzato anche la frutta... No, ha scazzato la frutta... È impossibile. Se qualcuno all'esercito sta guardando e capita spesso, per favore, raga, fate qualcosa per i nostri ragazzi. Non possono mangiare quella madre. Cioè, quando... Che c'è qua dentro? Non lo so, la mia ha sborricchiato. Anche la mia ha sborricchiato. Hai guardato dentro? No, guarda dentro. No. A parte che tatticamente avere l'acqua dentro lo zaino da buttare via, cioè, che cosa? No, vabbè, è per mantenerla in... La fai secca, non la fai, fai qualcos'altro. Ma se anche... la fai secca muore. Anche dov'è la mia forchetta? Lo mangio con lo spazzolino. Da come dichiara l'immagine ci dovrebbe essere uva, ciliegie, pesche, pere e ananas. Megoglioni. Sì, vabbè. Io ne assaggerei una e vediamo se si riesce a capire che frutta è. C'è giallo morto, giallo canarino morto e bianco panna. Ma tu cosa stai sentendo? Quella che credo quella... essere una pesca? Non riesco a pescarlo. Vabbè, io ne prendo due. Questa era pera. Questa era pera. Non è male. No, non è la vero. La pesca è eccessiva. Ma perché è il retrogusto che viene su è che t'ammazza che ti tutto? Allora, io le pesche sciroppate le mangiavo in continuazione da piccolo. Deve essere buona almeno la pesca. Adesso vado a usare lo spazzolino. Voglio riuscire a beccare l'unico... No. Sì? No. L'unico chicco d'uva
Ah sì, anche nel mio ci sono i pezzi di... Ma che... A parte il fatto che mangiarlo con uno spazzolino non ve lo consiglio. Quant'è? C'è un Guinness World Record per chi mangia più frutta tagliata a pezzi con lo spazzolino? Non la puoi proporre. Vai con la pera, vai con la pera. Dice che sono quattro frutti. Pesca, pera. Ah no, ci dovrebbe essere anche l'uva. Ah, da me c'era un chicco d'uva. Non l'ho visto. No, due chicchi d'uva. Eccolo, sì sì c'è. Non ce l'avevo io. Ma hanno scammato l'uva. Godo. No, io mangio due pezzi. Vabbè, sta prendendo una vitamina. Ma non vanno messe nell'acqua, vero? Ma queste sono vitamine? Sì. Le pastiglie. No, prima sono le pastiglie di crusca, zio. Poi le vitamine. Cioè, te l'ha detto il medico? Sì. Guarda, tieni. Cioè, e questa è, si mastica così. Buon appetito. È proprio crusca. È la cosa più disgustosa. Sai lecchi questo? Sì, ma ha il retrogusto di feci. Perché sei retrogustato le feci? Ma sa di pesce andato a male, che schifo! Ti prego, porta un bicchiere. C'è un solo modo. Mi verso il caffè in... No, 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 no. Ma perché uno si prende le pastiglie di crusca? Quindi dobbiamo buttare nell'acqua? Buttiamo dentro. Ma perché c'è la freccina? Sei sicuro che siano da sciogliere nell'acqua? Sai che secondo me non sono da sciogliere nell'acqua? Ma io non ho detto che erano da sciogliere nell'acqua. Ma non c'è scritto effervescente. Vabbè, tintura di iodio. L'unica cosa che non è uscita dal bicchiere. Vabbè, devo pescarla con le dita perché... Bello. Perché anche il dolce sa di scroto? Fra l'acqua! Dov'è l'acqua? Veloce! Non esiste più senza bere. No, Stai dicendo, prima. No, fra sbocco. No, dai, sbocco. Sbocco male, te lo dico. L'hai provato a mandare giù? No, vado a mandare giù. Come si assumono ste cose in endovena? Dose raccomandata giornaliera a 4 tavolette. Così ma ne mangi una e muori però. Scusa. L'Enervit, se ci stai guardando. No, 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 passa questo. Cos'è questo? È la crusga. Ah no, no, mandare un'altra. Basta. Passiamo alla cena. Barretta della Enervit. Ma l'Enervit stasera le do fuoco alla sede. Entro la mente. Ma che cazzo? No, non mi toccare. No, il beh. Tuo corpo dice no. Cioè, il booster. C'è un odore che però sa di pesce. Che schifo. No, no. Ci voglio pucciare dentro. No, no, no.